Buonasera amici ascoltatori, benvenuti al Moon Talk, rubrica Jurassic Parm, rubrica che parla delle vicissitudini di questo Parma Calcio 1913. Ne parla con chi? Con Andrea dalla parte del microfono e dall'altra parte nella regia Francesco, che saluto caramente. Ciao Francesco, bella pettinatura innanzitutto. Ciao, complimenti. Buonasera. Come sta andando la tua settimana? Tutto bene? Stancante. Oggi causa problemi del PC, siamo in onda solo adesso, però vabbè, in qualche modo l'abbiamo portata a casa. Detto questo, il titolo della puntata di oggi, valletta mia, qual è? Valletta tua? No, però... qual è? Leggilo tu. Pecunia non olet, mo neanche tripont. Praticamente, quello che vogliamo dire noi è riprendere la frase. Sai che ormai a noi piace usare questi detti e reinterpretarli per descrivere la situazione attuale del Parma, Francesco. Oggi abbiamo usato questo detto, pecunia non olet, detto di cui spiego brevemente l'origine storica, ovvero è una tradizione accolta da Svetonio e poi da Dione Cassio, che vuole riferire all'imperatore Vespasiano, quando in un colloquio col figlio Tito disse questa frase. Questa frase è stata detta per rispondere alla domanda del figlio Tito, che gli chiedeva: papà, perché hai tassato anche la pipì nelle Vespasiane, quindi nei bagni? E lui praticamente gli ha detto: perché il denaro praticamente non puzza. Ti fanno schifo i soldi? Ecco, esatto, non importa la provenienza. Poi vabbè, la leggenda la potete leggere più approfonditamente. Comunque il succo è quello: Vespasiano comunque sfruttava questa... Queste monete cinesi cosa c'entrano? Vabbè, sono comunque tre monete. Sì. Comunque Vespasiano sfruttava quindi questa urina per poter ricavare delle tasse sopra, perché questa veniva usata per il gel per i capelli, che tra l'altro ha usato stasera Francesco. Voi dovete sapere, bravo. Abbiamo usato tutto un sistema per cui torna tutto. Allo stesso modo, questa frase può essere usata anche per descrivere la situazione attuale del Parma, ovvero tre punti che non si sputa mai sui tre punti, quindi comunque arrivino, siamo sempre felici di accoglierli, però attenzione, perché che non si commetta l'errore di pensare che basti questo Parma per vincere un campionato o per fare un campionato di alto livello. In questi giorni è stato detto questo, secondo me assolutamente no. Sono stati ottenuti 9 punti in 3 partite, è vero, ma contro formazioni della qualità modesta, non per colpa loro, ma perché sono state allestite con quell'obiettivo, e non con l'obiettivo di avere una qualità modesta, ma di salvarsi. Quindi il problema è che questo non può bastare, secondo me, perché quando poi arriveranno gli avversari di livello, un gioco di questo livello, un Parma di questo livello non può veramente essere idoneo alla vittoria del campionato. Tu Francesco sei della mia stessa idea oppure no? Oppure secondo te il Parma visto adesso comunque può bastare perché il campionato è un campionato di balordi? O no, il campionato è sicuramente equilibrato. Alla fine, cioè, ci separano penso 2 punti dalla vetta, e ci sono 10 squadre nei pressi del primo posto. Inquadrati però, perché se no mi sento no, sempre... mi piace parlare... che parli come se fossi nella mia testa. Sì, tu guarda in alto, io parlerò. Quindi il campionato è sicuramente equilibrato, ma alla fine si fa vedere le statistiche. Non è che abbiamo vinto 1-0 contro 2 squadre in fondo alla classifica, ma si fa vedere i gol fatti, i gol subiti. Non è che le altre squadre sono molto più avanti di noi, quindi... Sì, siamo a un punto dalla vetta virtualmente comunque. E quindi attenzione, attenzione, sì, siamo ancora lì. Diciamo che vinciamo facendo... facciamo delle brutte vittorie, quelle, ecco. Sì, però se guardi gli altri diretti concorrenti non è che hanno fatto 10 gol più di noi. Per fortuna ci hanno aspettato fino adesso, ecco, però non pensiamo che sarà sempre così. Questo dimostra che è un campionato equilibrato. Ok, quindi secondo te è un campionato equilibrato, per me sicuramente il Parma può fare di più invece. Sì, beh, anche perché è stata fatta una campagna inizio anno in cui si diceva che abbiamo vinto tutto facendo come l'anno scorso, ma insomma... avremmo dovuto prendere più con calma questa cosa. È arrivato Ibrahimovic dicendo vinciamo tutto. Sì, più o meno, è iniziato così l'anno. Ok, sempre a proposito della partita contro il Fano, andiamo subito alla classifica top e flop. Partita vinta dal Parma per 1-0 su gol di... Di? Te lo ricordi? Emanuele? Calaiò. Esatto, con assist di Corapi. Proprio per questo questi giocatori li troviamo... nei primi posti della classifica top, perché di certo di questo Parma si può salvare pochissime cose. Si salva questa volontà di Corapi nel cercare comunque il gol, l'assist che poi ha portato il gol, la volontà di Calaiò nel comunque incidere su ogni partita, ci sta riuscendo con prestazioni anche non buonissime, magari tante volte gioca da solo, però c'è da dire che la qualità di questo giocatore è sicuramente superiore alla categoria. Top anche Christoph Sommers, perché verso la fine ha salvato il risultato, è rimasto comunque, non è stato chiamato tantissimo in causa Christoph Sommers, però
però c'è stato nel momento che più importante, quindi per questo nella classifica dei top, perché comunque è la cosa più importante in un portiere, stare concentrato tutta la partita nonostante apparentemente non stai correndo nessun rischio. Classifica dei flop, sei d'accordo con Canini, Nozzolini e Vacuo, Francesco? Ma la partita non l'ho proprio vista. Ah, quindi ok, quindi hai deciso direttamente di che sì. Questo dice anche tanto sull'entusiasmo di questo Parma, che insomma, cioè, bisogna aver gioco anche per costringere le persone, no, a guardare. No, ma l'orario è sabato, insomma. Sì, anche l'orario. Sabato preferisci fare dell'altro. Sì, in effetti qui. Anche la scelta dell'orario è veramente brutta, perché un sabato pomeriggio, cioè, insomma, si poteva sicuramente fare di più per rendere questo campionato avvincente anche dal punto di vista televisivo e allo stadio. Quindi Michele Canini come flop, perché anche questa partita è un po' sembra quasi in ritardo di condizione, tante disattenzioni, ci aspettiamo veramente di più da lui. Brevemente, Manu Nocciolini, lui palesemente non era ancora in condizione, era appena tornato dall'infortunio e sta lavorando per tornare al top, quindi giustamente una prestazione non al massimo da parte sua. Felice Vacuo, perché non si ambienta bene con le geometrie, tante volte fuori dal gioco, tanto impegno, questo glielo si può riconoscere, però non riesce forse a indirizzarlo nella direzione giusta, ecco, proprio questo impegno che propone tutte le volte in campo. Detto questo, noi andiamo direttamente a parlare della prossima avversaria. Il Parma giocherà contro il Gubbio al Tardini. Il Gubbio, non so, ti ricorda qualcosa il Gubbio? Ti ricordi che avevamo titolato Uccisi da Don Matteo una volta, sì, l'anno scorso? La formazione che ha battuto per la prima volta il Parma, il Gubbio, e questa formazione, ovviamente neopromossa come il Parma, sta facendo veramente bene in questo campionato, attualmente settima con 19 punti, quindi 3 in meno del Parma, e attenzione, perché non basterà fare una prestazione come quella delle ultime partite, servirà fare una prestazione molto più sostanziosa, e poi soprattutto attenzione all'effetto Tardini, che il Parma abbiamo visto soffrire particolarmente, perché si vede che si sente in difficoltà nell'affrontare gli avversari col pubblico di casa, che chiede veramente sempre tanto alla squadra. Ricordiamo che ha fischiato addirittura la vittoria della squadra l'ultima volta. Attenzione che così insomma l'effetto Tardini potrebbe essere un boomerang. Detto questo, insomma, attenzione a questa squadra. Ricordiamo che Apolloni era stato esonerato contro la partita con col Gubbio, quindi Apolloni chiediamo di stare un po' calmo in questa partita, perché lui si tende un po' a scaldarsi. La formazione, per chiudere, che vorremmo vedere espulso, non esonerato, sì, scusami, infatti non capivo, esonerato dalla panchina. espulso, c'era ragione. La formazione che vorremmo vedere nella partita contro il Gubbio sarebbe un 4-4-2, dobbiamo dirlo. In realtà prendiamo atto, come abbiamo titolato tempo fa, che Apolloni ha sposato il 3-5-2, quindi dobbiamo per forza immaginare un 3-5-2. Difesa 3 standard, Lucarelli, Canini, Colì, grazie che l'hai zoomata, Francesco. Poi sulla fascia di destra Mazzocchi, che comunque grandi prospettive, noi ci abbiamo scommesso dall'inizio della stagione, quindi diamogli spazio. Sinistra Nunzella, che non mi piace in questo avvio di campionato, però non lo so, fatico a trovare una persona sulla fascia che possa rendere come viene richiesto, soprattutto in un 3-5-2. Giorgino, Corapi e Miglietta, perché voglio riprendere l'ossatura dell'anno scorso. Sicuramente questa squadra ha bisogno di certezze, e dar fiducia a questi giocatori secondo me potrebbe rappresentare quella certezza che la squadra cerca. Davanti Barai, sempre per lo stesso motivo, e Calaiò, che ha dimostrato comunque di esserci e di riuscire a essere incisivo sempre. È una formazione che ti trova d'accordo questa, Francesco? Sì. Stato più misterioso di quanto volessi, quindi sì Ti trovi d'accordo, va bene. E ovviamente spazio a Nocciolini come sostituto di Barai a partita in corso. Queste erano le nostre impressioni, scriveteci le vostre, siamo sempre contentissimi quando commentate i nostri video su stadiotardini.it. Detto questo, io vi auguro di vedere una buona partita, ci auguriamo tutti di vedere una buona partita del Parma sabato allo stadio. Ci vediamo tutti lì, tu ci sarai, Francesco? Non credo. Perché? Ma non perché basta, è abbandonato. Sabato pomeriggio, io ho altre cose da fare. Va bene, io ci sarò comunque, se volete ci facciamo anche una foto insieme, selfie, sì certo, autografi, cose che vuole. Va bene, buona settimana, io mi perdo. No, I don't think so.